Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo Live. Quest'oggi volevamo provare una nuova diretta video, una qualità diversa, in quanto ci ha dato un qualche problema di larghezza di banda. Adesso sembra più sul giusto, sembra che la larghezza di banda non ceda o prenda gli schizzi come l'altra volta che mi è andato in rosso. Addirittura abbiamo cambiato anche programma per il live. Adesso aspettate un secondo che abbasso anche la tapparella, che secondo me è meglio, e accendiamo le luci dello studio. Un secondo. Adesso 5 secondi che si deve avviare la nostra videocamera. Ecco. Oggi volevo fare il gameplay di un retro gaming. Infatti abbiamo connesso con sta roba qua la nostra Boju PvP. Infatti, per ringraziarvi, volevo fare qualche gameplay riguardante retro videogiochi, e andando a vedere un po' di storia dei videogiochi. Partiamo dal 1970, anche perché questa è una fantastica PSP retro, chiamiamola così, anche se non è proprio così, però è un'ottima PSP. Allora, intanto io ho provato a vedere, cioè si vede un po' come il 360, soltanto che è 240. Adesso non so come funzionerà con YouTube, se me lo ripristina in 720 come l'altro. Questa è anche una prova. Comunque, innanzitutto volevo ringraziarvi perché stamattina ho visto, so che non sono ancora arrivato a 1008, ma stavolta facciamo tutto un po' in anticipo, in quanto probabilmente non ci sarò dai prossimi giorni. Quindi se arriviamo entro i prossimi giorni a 1800, io non potrò registrare nessun video. Per non lasciarvi senza, ho voluto creare proprio questo video che vedrete adesso. Oltre a quello, volevo dire anche di vi ringrazio assolutamente. Ho visto che ieri comunque il video della telecamera, che quasi la stavamo perdendo, non è che sia proprio ben amato. Infatti ho visto che appena è stato caricato ho già ricevuto due non mi piace, ma stamattina sono arrivati, anche se avevo bloccato i mi piace, perché prima che mi devastano il canale con quei tipi di non mi piace è meglio no. Ah no, adesso siamo addirittura a 1796, scusate, ho sbagliato. E praticamente siamo a quasi 900.000 visualizzazioni e quasi a 1800, quindi mancano 4 iscritti e praticamente siamo arrivati a 1800. L'unica cosa che mi rimane strana è che comunque non abbia ricevuto gli avvisi che qualcuno si è iscritto, a parte questi due che si sono iscritti stamattina, però boh, mi dà un po' quell'idea. Comunque vabbè, allora adesso partiamo immediatamente con il nostro videogioco. Quindi pronti, via. Non so se si sente, però tengo più basso perché è molto fastidioso. Sì, si sente, ma diciamo che lo teniamo, come dire, lo teniamo basso. Non stiamo ricevendo dal codificatore le immagini. Sì, è sicuro, sono assicurato. Ah, ok. È tornato, niente, boh, è uscito streaming del codificatore e non è riuscito, qualcosa del genere, quindi per non vedere strane cose tipo esplosioni di massa di live è meglio che non guardo quando esce fuori quella roba, perché ogni tanto mi fa sto scherzo, non so come mai. Teniamolo così e basta. Allora, qui troviamo un casino di giochi, ma io quello che ci volevo giocare era Exercise. Partiamo da Exercise, che secondo me è bello come gioco, dai. Quindi avviamolo. Questo gioco io lo amo, veramente. Intanto sbaglio sempre il tasto. No, ho sbagliato. Allora, c'erano due tasti, uno che fa praticamente arrivare già il motore a 1000,
Praticamente questo non è quello del motore a 1000, però ce n'era un altro. Sì, ecco, il tasto cerchio che manda praticamente in iperventilazione il motore. Quindi se si arriva alla temperatura massima del, come dire, del, adesso mi viene il nome, del motore si spegne e quindi dobbiamo aspettare che si raffreddi. Cacchio, sempre questa cado. Lì bisogna prendere invece più velocità. Questo è un gioco che però ha fatto anche lui i suoi tempi. Adesso non mi ricordo di che anno è, però è veramente bellissimo. Ho c'ho le macchie d'olio, la puno. Ok, devo mettermi le cuffie, aspettate che sennò non sento io l'audio. Ok, allora, ok, stavo dicendo proprio delle macchie d'olio, adesso ho preso in pieno. Intanto possiamo sentire il rumore del motore di uno normale, del tasto normal, e adesso vi faccio sentire il motore con il tasto cerchio. Cioè, fate salti molto più alti, però come vedete come dire, lo stato del motore è quasi già il pieno rosso, quindi se va al pieno si blocca tutto. Quindi vabbè, adesso ce l'abbiamo fatta. E ce l'ho fatta. Oh, che bello! Poi qua addirittura questo gioco era molto innovativo ai tempi perché potevate costruire addirittura le piste. Quindi c'era una mappa, mi pare modificata nel menu, qualcosa del genere. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere. Che bella emulazione. Poi sono belle ste console, non per altro, ma perché praticamente ci permettono di giocare ai vecchi giochi che funzionano solo su NES. Comunque, come vedete, c'è il design. Cos'è? Praticamente qua decidiamo di anche addirittura di salvare o di caricare. Se noi facciamo play mod A, possiamo decidere. Adesso io non ho capito sinceramente com'è che deve essere. Ah, questo è vuoto. Questa è una mappa vuota. Invece quello che intendevo io è proprio la mappa che si poteva ricostruire. Però non mi ricordo come si faceva perché è passato talmente tanto tempo. I tasti intanto mi muoiono ogni tanto. Forse era new, ho visto prima. Ah, ecco. Qua dobbiamo selezionare, come vedete, possiamo selezionare A, B, C, D, E, F, G, andare avanti con la moto, spostarci e impostare, non so, qualcosa sulla mappa, tipo questa roba, che poi sembra addirittura i vecchi computer dell'Atari quando dovevi disegnare e ci metteva 3 anni a riempire una cosa. Ok, mettiamoci questo, poi ci spostiamo. Ci mettiamo altri pugni, queste cose. Ok, poi ci spostiamo ancora un po'. Prendiamo. Ecco, ci mettiamo una bella montagna. Poi andiamo avanti, avanti, avanti. Ci mettiamo questa roba. Ci mettiamo un'altra di questa roba. Ci mettiamo delle pozze di petrolio, un po' di cose a caso, poi dopo la montagnetta ci mettiamo land. Ok, ora se noi vorremmo giocare, in teoria ci carica la nostra mappa, in teoria, ma in pratica non lo so, vediamo. Eccola, come vedete tutta
appunto. E come vedete hanno inserito tutti i nostri, tutte le nostre cose che abbiamo voluto inserire, tipo anche questa cosa qui che non so cos'è, che poi mi ricorda tanto i dove si saltava per la piscina, quindi non so, da piccolo dicevo sempre che erano i trampolini delle piscine, però non so perché. E come vedete funziona perfettamente. E quindi vabbè, questo era Exercise Bike, però noi non siamo qui solo per vedere Exercise Bike, ma anche altri, molti altri retro videogiochi. Io ho impostato anche questa grafica video anche perché secondo me la grafica in 360 è sprecata per questi videogiochi, perché sono tutti intorno al 240 di grafica. Adesso proviamo F1 Race, che secondo me anche questo ne merita. F1 Race è un gioco del 1981, se non sbaglio, non voglio sbagliarmi. E praticamente tutto quello che bisogna fare è guidare la macinina. Poi questo mi ricorda le caramelle, il semaforo sembrano tanto quelle caramelle gommose e zuccherose, non so perché. Anche questo, io vi dico un po' anche i miei ricordi di quando ero piccolo, cos'è che mi facevano pensare ogni volta. Ovviamente dovete stare attenti ai nemici perché sono un po' strunz. Stiamo andando a 200 km orari. Ciao nemico. Abbiamo ancora 14 secondi per fare tutto il giro. Guardate, adesso guarda, ci scommetto che mi viene appunto. Quasi mi voleva venire addosso. Ma io non riesco a capire perché YouTube... No, ho finito il tempo. Non riesco a capire YouTube perché anche se sto trasmettendo giusto mi dà problemi. Vabbè, questo era F1 Race. Andiamo avanti. Vediamo un po' che bei giochi ci sono ancora. Spider-Man, The World Cup. World Cup era un altro gioco che ci ho fatto anche il video di quando ero più piccolo, che probabilmente avete visto. Road Fighter, proviamo. Non l'ho mai provato, questo non l'ho neanche sentito, quindi non so sinceramente com'è sto videogioco. Wow, grafica della Madonna. Sì. Ah, ok. Stavo sbagliando io tasto. Ops, scusi. Iniziamo bene. Non mi muore. Stiamo andando a 400 km orari. Minchia. Ecco, e una volta questi videogiochi, al posto di quelli di oggi, andavano proprio a gonfie vele. Cioè, praticamente venivano vendute un casino di copie. Mannaggia. Oddio, povera macchina. Cioè, poi il bello, scusate una cosa. Guardate, avete visto? Guardate il contachilometri. Arriva a 30 e poi si muove. Va bene. 3. Ok. Questa macchina deve essere proprio potente, eh? Cioè, in neanche un secondo arriva da 0 a 400 km. Sì, dai, ciao. Ti odio. Questa suoneria mi sta facendo venire mal di testa. Ah, 1942. Questo è un altro bel gioco. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, questo è un gioco del 1980, degli anni 90. Che praticamente cosa bisogna fare? Bisogna combattere i nemici. Infatti partiamo dalla base americana, credo che sia. E poi se mi spara, magari al posto di fare tutti sti giramenti di ballo. Ah, ecco. Ecco, questo è
1942. Poi c'è stato il seguito che è 1943. Praticamente basato probabilmente sulla guerra mondiale. Però, no, scusate, aspettate. Adesso ho una crisi di ricordi. Non mi ricordo se... No, aspettate, la guerra mondiale non mi ricordo quando è che era adesso. Cioè, l'ho studiato ma non mi ricordo ora. Vabbè, comunque risimula un po' in generale. Allora, iniziamo. Ah, quasi prendevo la... Questi poi erano più difficili da distruggere. Che bella la vecchia grafica in 3-bit e niente. Ecco. E c'erano anche i bonus. Quelli verdi, attenzione che sono anche aerei un po'... Come dire... Sacrificali! E allora... Vedete? Vanno addosso, piuttosto si precipitano addosso. Poi sono molto ripetitivi. Poi mi pare che c'è più avanti anche la terra ferma dove dobbiamo colpire gli altri bersagli. Menghia. Sì, giusto, stavo controllando adesso se dicevo giusto. Sì, la seconda guerra mondiale nel 1900, cioè tra il 39 e il 45, quindi sì, probabilmente è stato in quel periodo che l'hanno voluto ricreare. Anche perché questo è un gioco dell'80, però hanno voluto, credo, ricreare un qualcosa. E almeno la leggenda narra questo, questo è quello che ho letto, quindi non so se è giusto, però... Allora, andiamo ad altri giochi. Io direi... Anche perché questi sono tutti... Aspettate... Sky Destroyed. Wow. Qua incominciano uguali, quindi proviamo Sky Destroyed. Che grafica, guardate, a un bit for second arriva sto robo. Wow, no, questo è carino in 3D, cioè 2D però in 3D. Questo deve essere stato uno dei giochi, questo non lo conosco ragazzi, quindi vi avviso, però deve essere stato uno dei primi giochi, credo, in 3D fatto male, perché come vedete si muove il suolo e basta. Cioè io se voglio precipitare posso precipitare. Sì, posso precipitare. Ah, quella era acqua. Ok, figo, questo non lo sapevo. Infatti vedevo la roba viola, pensavo che era la terra, no? Oppure il limite massimo consentito a questo videogioco di ma cavolo, in acqua da soli, ma sono scemo. È difficile colpirli. Porcaccia. Chissà questi come ci hanno smadonnato le facce, scusa. E... Ah, posso lanciare addirittura i missili. L'utilità, guardate, proprio è utile come nulla. Cioè adesso voi mi spiegate l'utilità di lanciare i missili. Non c'è utilità. Ma non è che sta uscendo fuori qualcosa? No. Io voglio tornare indietro. Ah, posso... Ah, io sono fermo. Ah, ecco l'utilità di lanciare i missili. No, mi hanno colpito. Mannaggia. Ora ho capito l'utilità di questi missili. Infatti mi sembrava strano. Addio. Cioè, ecco l'utilità di questi missili, ora ho capito. Vabbè, comunque questa è un altro videogioco che ha fatto i suoi tempi, diciamolo. Devo dire comunque che la grafica è veramente eccezionale e sembra che anche regga nel senso che funzioni perfettamente. Quindi
Perfetto, potremmo utilizzare questo per i vari videogiochi di software, perché vedo che è più attendibile come cosa, come movimento. Vediamo un po' di d'altro. Stavo cercando le schede, non le trovo più. Aspettate, Allora, siamo tornati qua in diretta live. Allora, in teoria noi abbiamo queste altre due schede. Infatti quest'oggi faremo proprio un video gioca in retro gaming. E vabbè, adesso vi faccio vedere un po' queste schedine cosa sono. Praticamente sono le schedine che sono state date insieme a questo videogioco. La prima è Super Classic Card, che poi è stata stampata malissimo, cioè guardate com'è rovinata, cioè è stampata i colori, sono tutti sbiascichi, qualcosa di genere. Cioè guardate che roba, che brutta. E praticamente questa dovrebbe racchiudere in teoria 135.000 giochi in uno. E poi c'è questa Super Classic Card, che almeno questa è stata stampata bene, da 222 milioni di giochi. Vabbè, però noi andiamo adesso a inserire proprio questa schedina. Andiamo a vedere un po' com'è il videogioco in questione. Scusate un secondo, intanto vado a reimpostare la nostra telecamera. Ok. Ok. Allora, qui dentro ci troviamo a un'emulazione di Angry Birds 1, non so cos'è. Poi credo che sia stato fatto un videogioco così a 8 bit, restaurato alla massima potenza per queste console, tanto per... Perché questa console è uscita fuori proprio con... come dire, è uscita fuori insieme proprio ad Angry Birds, quindi probabilmente ha fatto una recensione così, chiamiamola in questo modo. Adesso io dovrò disattivare l'audio di Super Mario perché è soggetto a copyright, e quindi per non avere rotture di balle non lo metto. Però ci facciamo una bella partita, perché ci vuole ovviamente. Ve la faccio io. Sì, poi guardate, è il massimo. Ho l'eco delle cuffie nell'orecchio mentre canto, mi ripete la canzone, quindi mi impallo. E anche con la voce. Mannaggia, lo prendo sempre. Il Finge Tom. Ping. Blim 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 blim. Mi manca la voce. Bling bling. Prendiamo stella. Blim blim. Ok, sembra un disabile a fare sta roba. Ok. Yuhu! Ok, basta. Possiamo smettere di giocare a Super Mario perché mi sono abbastanza sputtanato in live. Va bene. Allora, c'è questo Devil World, non so che gioco è, però probabilmente degli anni 80.
Ah. E io chi sono? Sì. Adesso tu mi spieghi che cazzo devo fare questo. No! Ah, ok, mi si sposta lo schermo. Mi ha schiacciato. Io gli odio quei nanetti di rosa. Cioè, io praticamente dovrei stare dentro. Cioè, devo prendere sta cosa e poi ammazzare quei robi. No, oh, uffa, i bastardi. No, lo volevo colpire. Che gioco del cavolo, guardate, lo cambio perché questo qua mi sta proprio sulle balle. Andiamo avanti. Ah, giusto, possiamo riattivare anche l'audio, tanto quello che non vi dovevo far vedere ve l'ho fatto vedere. Cioè, quello che non dovevo farvi sentire. Ah, ok, non sentivo la musica. Battle City, questo è bellissimo. Battle City è del 70, tipo qualcosa del genere, ma è bellissimo, mi piace un casino ancora. Praticamente cosa bisogna fare? Bisogna uccidere i nemici, ma per uccidere i nemici dobbiamo sfondare muri e altro, quindi adesso vedrete. Dovete stare attenti alla vostra base, che è l'Aquila, quella, questa che vi sto indicando ora con il carro armato oro. I nemici sono tutti fatti al computer, cioè sono fatti... Ah, lo sapevo. Sono programmati da un computer stupido perché sparano a caso, cioè sparano quel cacchio che vogliono. Ogni tasto che premete tanto sarà sempre... Questi si bloccano. Ecco. Come vincere è facile. Ponzi, ponzi, ponzi. Dobbiamo andare a uccidere l'ultimo. Più fate veloce e più vincete. Quindi dovete stare attenti. Mannaggia, ce l'ho mancato. Quelli rossi sono più bastardi da distruggere. Vi dico, Ecco qua. Se ci fosse magari un modo più veloce per andare. Ecco appunto. Quindi se voi distruggete sta base in questo modo e sparate dentro, avete perso. Quindi per farvi capire un po' come si gioca, andiamo avanti con altri giochi che sono veramente fighi sempre a giocare. Vediamo un po'. Cos'è sta roba? Frontline. Ma anche Exterion qua. Yeah, Kung Fu. Battle City, poi Han, Milk Nance, UFO Tennis, certo. E qua si ripetono ovviamente, perché queste schedine, cioè sono schedine che praticamente non contengono neanche un megabyte di memoria. Andiamo avanti, cambiamo schedina, adesso andiamo a quella malfatta. Qua dentro c'è un'altra versione di Mario, Mario 9. Andiamo a vederla. Che secondo me non è Mario 9, ma è qualcos'altro. Mi pare di averlo anche già visto. Anzi, è più brutto sto qua. Neanche c'ha l'animazione delle gambe che si muove. Ok, tira fuori uova da niente. Uccidiamo, cioè se è così semplice. Ah, ok. Perché lo skate si spawna dal nulla, certo. Sì, poi io sto da mezzo metro di distanza, cioè io sparo ste robe a mezzo metro di distanza, quindi non ho problemi a... Questo è il peggior videogioco mai fatto, cioè. Guardate che grave, cioè è semplice. Io continuo a sparare. Ecco appunto, da quando qua esce fuori un mostro del genere. Ecco appunto, e adesso è sparito. Infatti, adesso si è messo a ballare. Yeah, andiamo!
E ovviamente se perdi devi ricominciare dal primo livello, non come Super Mario Bros. Che ti fa iniziare dall'ultimo livello finito. Ancora con sto skate. Yeah! Volare! Oh! Cazzo, l'ho mancato! Che poi sono sempre gli stessi i mostri, cioè. Volare! Saltelliamo come degli scemi perché sono scemo. Ok, adesso entriamo in una roba in 2D, credo disegnata con Paint del 1980. Cosa devo fare? Colpiamo l'uovo. L'uovo. Ah, Shows, scegli l'uovo. Ok. Yeah. Ecco. Praticamente adesso ci spostiamo. Ah, credo che sia col Big Boss al finale. Cioè, sempre montagne disegnate con Paint. Ah, non dovevo prenderla, scusa, ho sbagliato. Porca vacca, quasi rompevo la roccia. Cos'è sta roba? Appunto, balliamo ancora. E la vita facci ciak. Pensate se si spegneva in quel momento quel che era, cioè quello, la GameCube lì, quello, la Nintendo NES, scusate, ho sbagliato. Ma prima non c'erano quei ragni che scendevano, sbaglio. O forse sono stato appena, sono passato talmente messa veloce che neanche li ho notati. Allora, io c'era un modo per saltare più. Bella la grafica, adesso sta andando in bug tutto. C'è pure sopra un livello. Probabilmente. Mi stava esplodendo tutto. Devo stare attento. Appunto, cazzo con la rana. Corvaccio! Colpito. Ah ah! Corvaccio del malaugurio. Cioè, poi adesso che sono arrivato in un clip art di World, cioè, ce ne vuole ad arrivare. Choice Egg. Boh, non lo so, ho preso quello. 2000. Oh, meno male, finalmente non più il punteggio schifo di prima. Nella foresta amazzonica, ora siamo. Andiamo avanti. Spara l'uovo. Sì, andiamo con lo skate. Sempre lo skate, cioè. Minchia, meno male che questa è una memoria assurda, perché sennò. Cioè, sempre ogni livello è uguale. Cioè, la pista è uguale. Balliamo cic-ciac. Cioè, la pista è uguale. C'è solo il problema del. Ops, ho sbagliato. No, voglio questo, uffa. Ah, posso anche correre veloce. Aiuto! Ah no, ma aspetta, mi sa che è un nemico. Tipo la stella, qualcosa del genere. No! Sono ancora morto! Ah, perché posso scegliere addirittura le uova, giusto? Cambiamo, va. Allora, vediamo un po'. Scusate. Allora, Ninja Turtles 1. Buono. No. Bum Jack. No. Slalom. Oh, questo sì. Un altro classico. Anche se non so come giocare in due player perché non c'è porta di collegamento, vabbè. Ho ciò che esplode, eh. Via. Saltelliamo. Allora, qua cosa bisogna fare? Bisogna stare attenti a sti babbi che vengono addosso. E con le frecce direzionali ci spostiamo. Anche se è difficile.
Salto! Salto! Sembra di giocare a Dance Dance Revolution. Di azzeccare i tasti al momento giusto. E poi loro riescono a passare sui saltelli senza saltare. Guardate, ci passano sopra. Non hanno problemi. Cioè io devo fare tutte 3000 manovre. E invece sti qua ci passano sopra. Praticamente noi dobbiamo arrivare. Io ho problemi però ad andare perché, appunto, perché ho problemi con la freccia direzionale. Ho ancora 20 secondi. 20 secondi. 20 secondi. Ho vinto. Come apre lui la bocca, guarda, non c'è nessuno. Cioè ha una galleria in bocca. Va bene. Sono stato veloce. Total solo bonus 13 secondi. Buono. Adesso Sound Hill Countdown Candy. Va bene, andiamo. Ok, si parte. Siamo già a 120 km. Chissà che aria che c'è. Cioè noi dobbiamo entrare anche in sti robi, capito? Però non lo faccio perché sono figo. No, scherzo. Perché non c'ho voglia, sennò non finiamo più. Ecco, appunto. Cacchio. Poi ho le... Oh, stronzo di merda. Non c'è un modo per buttarli per terra, sti scemi. E basta, ora non va più la... il comando. Vittoria, vittoria, la vittoria in mano. Appunto. Ah no, ce l'ho fatta. Che culo. Ho fatto un po' di capovolgimenti però. Poi gli alberi sono alti un metro un cazzo. Quindi guardate, vuole. Oh, se lo sapevo prima lo facevo. Ecco. Dai, vai, vai, vai. Appunto, ancora sti cazzi di alberi. Vai, vai, abbiamo 10 secondi, vai. Sei un coglione. Ho perso. Mannaggia, allora cambiamo gioco se mi fa perdere. Allora andiamo a vedere un altro gioco che forse è meglio. Oh, Arctic Adventures, questo è bellissimo. Level 1. Cos'è? Praticamente è un pinguino che dobbiamo far scivolare fino a valle. Adesso vedrete, comunque tutto in cinese ovviamente. Antartica, siamo in Antartica. Ecco, questo è il... è tipo sci. Che poi c'è questa canzone che mi sta sulle balle proprio. E come vedete dovete stare attenti ai buchi. Appunto. Mannaggia. Appunto, ancora. Poi ci sono le foca monache. Che poi pregano. Cioè praticamente dobbiamo fare tutto questo. Che poi io potrei andare tutto di qua e andare dentro l'acqua. No. Vabbè, cambiamo gioco perché veramente. Vabbè, comunque questi sono un po' i giochi in generale. Andiamo avanti ora. Ah! No, scherzavo. Scusate. Balloon Fight. Fight! Questo è un gioco che praticamente dobbiamo far esplodere i palloncini. Ci sono queste facce da scemo. Voi dovete premere più veloce. Vedete? Dovete premere. Poi quando cadono, per rigonfiare, bisogna andarli addosso, così da ucciderli. Dovete stare attenti però ovviamente alla nuvola stronza che vedete, quella, l'unica nuvola. E anche
aspettate che colpiamo l'ultimo e a non cadere in acqua. E pum. Praticamente questo è il livello un po' da fare in generale. Poi ovviamente più si va avanti. Mannaggia. E poi non so perché c'è sto rumore di computer elettrico. Ah, va già dentro. Ah no, non va dentro l'acqua. Megna, mi ha fatto esplodere un palloncino. Un palloncino. Allora, ti decidi. Ecco, appoggiati sulla mia testa, bravo. Un bel bug. Vedete, quelle scintille che fa. Wow, stavo cadendo. E adesso passa il pesce cane. Ecco, punto. Dobbiamo stare attenti a quelle scintille. Quasi stavo cadendo. No, va colpito. Vabbè, cambiamo. Andiamo avanti con un altro. Un altro che è. Vediamo. Oh, se avete anche proposte da chiedere o roba del genere, scrivete. Anzi, una proposta c'è già. Ha chiesto di fare Angry Birds. Vediamolo, non so com'è. Ma tutte e tre le versioni, mi sa. Ecco, questo è. Ma che utilità! Che gioco stupido! Praticamente dobbiamo raccogliere. E finisce così il gioco. Si vede che è proprio una console da bambini, sta roba. Triangolo. Cerchio. Ho perso. Ora ho capito. Praticamente se non c'è più niente perdi. Appunto. Bello, però intelligente come gioco. Anzi, pensavo che era una stupidata invece. E allora no, che culo. Ho vinto. Ho visto da come saltava che diceva che era giusto. No, vabbè, facciamo vedere altre allora versioni di Angry Birds. Ho fatto un errore, scusate. Ho staccato la scheda mentre stava caricando. Ecco, questo qua è Angry Birds 4. Allora, aspetta che mi sto a grattà e poi iniziamo. Allora, Angry Birds 4, vediamo com'è. Da quando è che Angry Birds c'ha. No, da quando è che Angry Birds c'ha le gambe? Ma è tipo Super Mario. Cioè questi giochi. Cioè, ha la grafica di Temple Run. Cioè l'icona di Temple Run. Oh cazzo. Ecco, lo sapevo. Che schifo di gioco. Questo è lo schifo di gioco dei giochi programmati. Fatti proprio su due ruote. Allora, questo è Angry Birds in 8-bit, eh? Cioè, per farvi capire com'è messo male Angry Birds. Ecco, guardate che roba, eh. Ne? Che grafica iper. Qua dobbiamo selezionare e poi lanciare in 8-bit. Aggiungere. Appunto. L'ha mancato, però l'ha preso. Va bene, ok. Ok, anche questo mancato, ma preso. Mi sembra giusto. Ho colpito il vuoto, ma ho colpito il pollastro. No, ma veramente questi giochi sono fatti malissimo. Adesso aspettate che provo una cosa, perché mi sa che ne abbiamo saltato uno in versione di Angry Birds.
No, questo l'abbiamo fatto. Mario 9 l'abbiamo fatto. Avevo visto prima un Angry Birds, ma probabilmente è il 3 e il 2 che sono uguali. Boh, altri giochi non ce ne sono, sinceramente. Sì, non ce ne sono più. Blocchiamo questo cacchio videogioco. Oh, c'è una scimmia che è uscita. Ok. Quanti errori. Facciamo esplodere tutto. Scusa, stavolta non l'ho fatto apposta. Cioè, il bello è che non carico da un bel pezzo la batteria di questo coso, ancora carica. Buono. Cioè, facciamo Donkey Kong 3. Non l'avevo ancora provato, quindi... Ecco, adesso bussa all'alveare. Dobbiamo colpire anche... Cioè, l'utilità di questo videogioco non c'è. Appunto, mi appunto. E quello se la ride. Bravo, bravo, complimenti. Il bruso il Q. Mi sa che non devo mirare a lui, ma devo mirare solo alle... a queste cose. Ah, praticamente io devo stare attento che non mi prendano le api i fiori, perché riescono a prendere un fiore e le api. Cioè, scusate, il vaso. Mi sembra più che funzionare. Non muore sta cosa. Ma che cacchio è quel robolino? Sta cadendo? Sta cadendo. Cadi. Dai, cadi. No. Oh merda. Ah, è scappato. Ok. Quelli sono i bonus stage, credo. Ecco, adesso diventa sempre più difficile. Ok, capito. Va bene, dai. Vediamo un ultimo gioco proprio per scheda 1, scheda 2, Ambaraci Cicocò, 3 Cicocò, questa ci mettiamo. Cos'è che ho detto? Non lo so neanch'io. Vediamo un po' com'è. Ah, eccolo qua. Quell'ultimo che abbiamo visto ma che non riuscivo a trovare. Ecco, questo invece è Super Mario. Ecco, basta, è finito il gioco. Qui non ho capito il gioco in questione, cioè... Bisogna arrivare a quella porta, ma se devo distruggere sta roba, non puoi. Va bene. Cioè, l'utilità è meno di zero. Andiamo avanti. Sono 50 minuti, ancora 10 minuti e poi chiudiamo. Carisna. Perché si vede che è carina. Vediamo, push. Questo è del 2010, credo. Oh, non quello che mi fa capire. Bella la grafica, assolutamente. Ops, ho premuto per sbaglio il reset. Allora, proviamo un altro. Start Forge. Proviamo. Tanto vale. C'è la scheda di acquisizione che sta incominciando a bruciare. Vediamo un po' com'è. Dai, vediamo. Bella la base che
si riforma più avanti, vabbè. Non ci sto più. Ah, questo, ecco quello che vi dicevo prima di colpire la base, che poi vi uscivano i punti o altro. E poi c'era anche un tasto speciale che permetteva proprio di... Adesso se me lo ricordo... No, non c'è il tasto speciale, scherzavo. Pensavo che c'era. Ma poi che cavolo sono ste robe? Navicelle dovrebbe essere. Ma è difficile sto gioco, figa. Non ti dà neanche il tempo di iniziare che ti colpisce. Allora, vediamo un po' gli ultimi rimasugli che vi potrei far vedere. Defender. Defender 2, mi piace. Wow! Ah, ecco. Questo invece c'è la funzione. Ecco, appunto, mi ha già colpito. È stato quello lì, voglio la constatazione amichevole. Sì, ma figa, si va veloce. Ah, posso anche tornare indietro, ok, figo. Ah, ok, ora ho capito. Posso tornare indietro perché mi fa... devo andare avanti e indietro. Parto da dove sono iniziato. Intanto io vado dritto. Se vado dritto così, non preoccuparti, non verrai mai colpito. Magari se ci spostiamo un po' più sopra, perché ho visto che di solito sono qua i... Fulmine di Pegasus! No, non va. Se andiamo avanti su e giù, forse facciamo più danni. Mi sembra giusto. Calcoliamo, adesso andiamo un po' dall'altra parte. Ancora. Ancora. Che palle sta cimo, ma ha rotto le balle, cambio. Vediamo un po'. Force Line, dai, proviamolo. Sembrava Goku quello lì da piccolo, però vedo. Gohan. Invece no, è un pagliaccio. Beh, devo dire che sparano proprio bene. Ma come che... appunto. Che gioco. È peggio di E.T. quello per Atari. Quello che hanno sotterrato le schede talmente faceva schifo. E poi volano un metro massimo le pistole. Ma scusa, se io continuo ad andare dritto senza che mi faccio colpire? Qua vengono spawnati alberi a caso. Mo lancio indietro una bella bomba. Una bomba! No, non... scherzavo. Ma cos'è? C'ho bombe... infinite? Cioè adesso voi mi spiegate l'utilità di questo... Ah, ecco! Mi sembrava che non continuasse. Ecco, questo cos'è? Boh, mi spiegate che cacchio sono? Cos'è sono? I giochi... Siamo arrivati ai videogiochi dei robot, quello del... che c'era su Italia 1 tempo fa. Quelli che lottavano tra robot. Non mi ricordo come si chiamava quella... ecco, punto. Cambia, cambia. Via, via, via questa roba. Iniziamo che è meglio. No, ma che brutti questi qua, veramente.
questo. Cos'è Bounch? Cos'è Bounch? È Bone. Vai, premiamo. Ah, questo è tipo Mappy. Ma che cazzo, datemi il tempo. Devo capire i tasti. Cioè, i nemici sono... Appunto, stavo dicendo, i nemici non ti prendono invece. Sono morto. Minchia, già game over. Che gioco del piffero. Rifacciamo un'ultima volta perché non avevo capito. Sì, è Mappy tipo. È Mappy. Anzi, è Mappy. È sotto un altro nome, però è Mappy. Sì, ma che cavolo. Mappy, almeno potevi sparare le scorrenge. Qua non che puoi farlo. Addio! Megna. Mi sono fregato. Facciamo l'ultimo gioco e poi ci salutiamo. Che siamo quasi un'ora, 57 minuti siamo. Facciamo come finale, grande finale, contra 9. Contra 2 Affamgan. Fiamgan. Mi piace il Fiamgan. Non so cos'è. Vediamo. Sì, area 1, va bene, va bene. Grafica della Madonna. Ah, ok, non trovavo il... Ma cos'è? Mi vogliono tutti bene qua. Appunto. Mi volevano bene, si vede. Ma sono già morto, minchia, datemi il tempo. Fammi di qualcosa! Se no ci danno pure il copyright. Addirittura è andato in 16 anni. Che già era piccola l'immagine, poi. Ecco, appunto, mannaggia. Cioè, è durato veramente poco. Vabbè, guarda, ragazzi, veramente. Allora, io spero che il video che ho fatto sia stato carino anche come idea riguardante i retro gaming. E volevo festeggiare così i 1800 iscritti. In questo momento noi di YouTube, cioè noi intendo del canale, siamo oramai a... Scusate che ve lo vado a leggere in diretta. Siamo a 1795 iscritti. Almeno quello che mi dice di 1995. Sì, 1795 iscritti. Quindi mancano 5 iscritti e poi arriviamo finalmente a 1800 iscritti. Una roba veramente che non immaginavo di arrivare. Ancora 5 iscritti e sono a 1008. Ragazzi, io vi ringrazio veramente, veramente di cuore per aver visto questo video. Grazie a tutti ancora per aver visionato questo video. Ringrazio gli ultimi mi piace, ringrazio le ultime visual e altro. Ciao!